Ciao a tutti ragazzi, io sono Chris e benvenuti al 21esimo episodio di Ant Farm. Allora, come potete vedere dal mio inventario, mi sono un attimo riordinato prima di iniziare l'episodio perché non volevo annoiare. E quindi ora voglio andare a vedere cosa c'è dietro quel muro, no, non muro, quel lago di lava che c'era sotto nel Nether, insomma. Però prima cosa, volevo solo prendere un secchiello d'acqua. In caso dovessi mai prendere fuoco, almeno riesco a spegnermi velocemente. Anche se poi evapora, pazienza, almeno mi sono spento. Ok. Qua da mangiare ce l'ho, quindi non raccolgo neanche quella roba lì. Allora, adesso farò magari un... Non so, come sempre ovviamente Ant Farm. Però, boh, voglio sbrigarmi un po' a finire questa serie perché mi sta un po' non annoiando, però, boh... C'è bisogno di un po' di cambiamento e quindi magari, che ne so, farò dei pezzi un po' più velocizzati del solito. Cioè, magari ci saranno più pezzi velocizzati del solito, ecco, ce l'ho fatta. E magari meno, non so, parlantina o fasi noiose, anche solo per voi, giusto per non annoiarvi. Perché un po' è giusto che maledetti. Allora, adesso faccio una bella cosa. Facciamo così, così non puoi passare e spingermi, brutta faccia di merda. Allora, io devo, voglio andare a vedere cosa c'è di là. Mi dispiace solo che l'altra volta ho detto, volevo migliorare un po' la casa, sì è vero, però direi che la fase di esplorazione qua è dovuta, ragazzi, perché non sappiamo cosa c'è di là. E visto che tra gli obiettivi c'è trova la fortezza del Nether, io la voglio trovare. E quindi farò una bella stradina verso questa fortezza fantomatica che dovrebbe essere, penso, di là. Scusate, mi gratta il naso. Allora, e già qua cadono Piggy. Hey Piggy. Allora. Se vi levate dalle palle mi fate un piacere. Come diavolo passo adesso io? Spiegatemi come passo. Beh, facciamo passiamo di qua. Senza volare, possibilmente. Senza volare. Sì. Belle parole. Allora, tu, Piggy, sei costretto a rimanere lì a vita. E non mi spingere! Maledetto. Brutto porcello schifoso. Allora, siamo quasi arrivati. Ma non so quanto è profondo sto posto, però. Spero non troppo che ho finito la cobblestone. No, non questo. Maledetto Terraria. Allora, infatti ho portato poca roba perché ho sempre paura di volare giù per terra. Perché non sono capace io di fare un cazzo, sono troppo nabbo. Comunque. Allora, qui c'è troppa lava, non mi piace. Facciamo una cosa del genere. Meglio essere prudenti che soccombere tra le pene. Tra le pene. Lui soccombe tra le pene. Oh, merda. LOL, altro lago di lava? Ma basta. Ma cos'è? Va di moda adesso fare i laghi di lava? No, non si fa. Cattivi. Cattivi inventori della mappa, non si fa. Non so neanche perché sto salendo di qua, veramente dovrei andare dall'altra parte, però vorrei vedere se c'è boh, qualcosa qua sopra. Merdaccia boia. Non vi preoccupate. Ozzo, merda. No, non di qua, non di qua, non di là. Sa, pa, pa, pa. Ok, allora direi di fare un buco qua e uscire di qua, ok, bene. No, mi piace, non mi piace. Non mi piace sto posto. È maledettamente da suicidi. Diavolo. Speriamo che non esca lava anche di qua. Tanto per cambiare. Cazzo, sto sprecando proprio. No, non voglio sprecarlo. Perché, come sapete, gli oggetti si consumano non in base all'oggetto che vanno a rompere, ma a quante volte vengono usati. Quindi se io comunque rompo delle foglie equivale a rompere anche del diamante. Cioè non c'entra, basta che rompi qualcosa. E
E quindi non voglio sprecare il ferro perché già ne ho poco. Dov'è? Pietrisco, qua. Ok. Non voglio sprecarlo, insomma. Questa me la piglio perché non la voglio lasciare qua. Su, su. Bravo. Ok, andiamo avanti nell'esplorazione. Allora, io voglio sapere dove. Sono curioso di sapere dove cazzo sta questa fortezza maledetta. Attenzione, spuntiamo da qualche parte a random. Lì c'è uno spawn. Voglio sapere. Magari c'è qualcosa sopra di qua. Proviamo ad andare a vedere. Madonna. Via, via. No, proprio qua devi metterti. Ok, bravo. Ok, allora saliamo per di qua. Saliamo per di qua. Cosa c'è qua? Un buco. Perfetto. Lui scopre i buchi, merda, non ho dietro la cobblestone e non cannare, facca boia, no, chiudi lì, chiudi là, da du. Ok, allora ce la possiamo fare. Proviamo a salire di qua. Maledette moto, non fate casino mentre io faccio i miei cazzo di video. No, non lì, scusa, non volevo. Ok, direi che qua non c'è una beneamata minchia, perché... Però lì c'è un fottuto. Voglio sapere cosa c'è lì. Mannaggia di quella. Eppure. Ci deve essere un modo per raggiungere la cima. Senza incontrare la lava. No, qua non di sicuro. Oh, che palle. No, aspettate che non voglio sprecare troppo cobblestone. Prendiamo la nether. Ok. Sento degli slime. Sì, questi sono quegli slime. Infernali, non so io come diavolo chiamarli. Gli slime tutti infuocati di lava, che cazzo è? Un ghast. Quello non è un buon segno, ragazzi. Il ghast non è mai un buon segno. Che se adesso si gira, mi vede, mi. Cioè proprio mi inchiappetta sangue proprio, cioè. Ok, sembra incoglionito, eh. Ho trovato anche la fortezza, bene. Allora, rompiamo la glowstone che è figa e me la piglio. Vieni con me. Vieni con me, glowstone. Sei tutta mia la glowstone. Non voglio cadere giù. Calma, calma. Allora. Io. Di quel ghast, oh mio Dio, quanti cazzo di spawner ci sono? Allora, di quello. Sì, di quello spawner. Di quel ghast non mi fido ma neanche veramente, che c'ho una paura folle che si giri e mi inchiappetti a sangue. E c'ho anche una paura folle di volare giù adesso. Mi sto letteralmente cacando sotto. No. No, paura. Quanti pighi ci sono lì? Il ghast continua a rimanere lì a guardare il vuoto, non so, ho paura. Madonna, che brutta sensazione. Odio la. Già soffro di vertigini normalmente. Poi se mi mettete alla prova anche su Minecraft, proprio. Vai, siamo furbi, insomma. Bene. Allora io direi di fare una cosa. Molto gnogni, se ti levi gentilmente, Piggy. Allora, no, non fare casino, per piacere. Ok, bravo. Ok, io direi di fare una cosa molto intelligente. Adesso, io non so se rompendo. Ah, minchia, che spavento. Non so se rompendo gli spawn si incazzano. Quindi, io direi di fare una cosa. Oh, il ghast! No, dentro la fortezza. Ah, i blast, no, i blast, come cazzo si chiamano? Via di qua, via Piggy! Levati, non laggare adesso! No, oh, cazzo, figo, cazzo, merda, cazzo, scusa del linguaggio umano, cazzo. Ok, bravo, vieni qua. Ah, stai prendendo fuoco, eh! Oh, cazzo, ma entra dentro! Col destro, magari, Chris. L'ho preso? Non l'ho preso. Oh, cazzo! Spavento, penso di essere caduto. Ah! È morto, sì, è morto. Cazzo, ho dato fuoco a tutto qua. Ok, con calma, Chris.
Merda, è uno spawner quello. Ecco perché. Devo arrivare velocemente lì, ragazzi. Devo arrivare velocemente là. Perché non voglio che spawni. Allora, chiudiamo qua perché so già che io sono impedito. Ok, saliamo. Così non mi interessa. Devo subito. Oh, cazzo, cazzo, no, respawna, respawna, respawna adesso, adesso, respawna adesso. Oh, no, no. No, non è servita l'acqua, no. No, non laggare adesso, no. Ti prego, non laggare. Porca merda. Solo 11 frecce. Puttana merda, non so più cosa cazzo fare adesso. Merda. Muori. Muori. Dai, devi morire per piacere, Gus, ti prego. Ti scongiuro. Dove sei? Dove diavolo è? Dove cazzo è finito? Non ho idea. Ok, proviamo a avventurarci, ma... Caga. Allora, dovrei arrivare. Madonna, che rumori. Ah, no, no. Plates di merda. Ma come cazzo? No! No, porco. No, vaffanculo. Grandissimo figlio di una gran troia. Ma ti venisse il. Oh, Madonna. Allora. Ma porca di quella puttana vacca, lo sapevo, ci avrei scommesso. Allora, adesso io devo, con calma. Dimmi che avevo tutta la linea, l'avevo portata via. Povera di quella vacca, non c'è neanche degli stick. Se ci sono non li vedo. Ma vacca di quella ladra, porca di quella. Perché? Perché io devo rosicare così? Perché? Perché mi chiedo. Ma dimmi te. Perché? Perché? Ho fatto quella cazzata immonda, perché? Nonna. È stato quel Blaze di merda. Li odio i Blaze, sono una cosa veramente odiosa. Non esiste mob più fastidioso perché che cazzo, possono volare, quindi possono andare dove cazzo gli pare. Ti lanciano le palle di fuoco che sono più veloci di quelle di Ghast. Vabbè, non fanno l'esplosione, però ti danno fuoco quasi sempre. E in più sono tanti, sono sempre tanti. In qualunque maniera sono sempre tanti figli di puttana. Porca troia. Se non faccio gli stick, Chris, che cazzo stai facendo? Devi muoverti, non devi stare qua a trastullarti. Muoviti, cazzo. Ah, equipaggiamento improvvisato. Porca di quella. Se ho perso il secchio. Che poi non ha neanche funzionato, a dirla tutta, però vabbè. Che palle. Non è giusto. Che noia, cazzo. Adesso devo far veloce. Dimmi te, dimmi te. No, ho portato. Sì, ho portato. Buono. Allora, tu adesso non mi spingerai. Perché sennò ti ammazzo la mamma. Ti ammazzo la mamma. Non ci provare nemmeno. Via, levati. Anche tu. Via, dai. Non posso neanche picchiarvi. Siete noiosi come delle. Non lo so, non lo so. Allora, via, via, levatevi. Su, andiamo, andiamo, andiamo. Ma siete tutti in mezzo alle palle, ma su, levati, dai. Oh, quanto sei noioso. Via, via, via. Ecco, siamo tornati. Siamo tornati e non c'è una benamata minchia lì. Ok. Ok, bene. Ok, qualcosa ho recuperato, non so che cazzo, cazzo, merda. Cazzo. Merda, merda. Cosa faccio? Cosa faccio, ragazzi? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Scendi giù, scendi giù, scendi giù. Scendi maledettamente giù. Eccolo, si è clonato, si è generato. Come cazzo si chiama? No, non ci provare, no, non farmi cadere giù, non ci provare nemmeno. Spegni queste fiamme.
Ok. Non so cosa diavolo fare, non ho più l'arco. Non ho più l'arco, cazzo. Cazzo faccio, ragazzi? Che cazzo? Minchia. Ok, l'unica possibilità è riuscire a mandargli indietro le palle. Così, ma se... Ciao che le becco. Ciao, ciao che lo becco, non ciao che le becco. Che beccarle non è il problema, è beccare lui il problema. Non si può, non si può. Ah, che spavento. Non volevo saltare, volevo buttarmi giù, però vabbè. Dettagli, dettagli del caso. Dammi fuoco anche, bravo, bravo. Ah, no. Cioè, sta distruggendo tutto praticamente sto Ghast. Ghast, cioè, non so come dirtelo. Te ne devi andare. Oh, guarda che colpo da maestro. Questo è stato un colpo da maestro, ragazzi. Bisogna ammetterlo. Questo è stato un bel colpo. Ok, beh, ora bisogna fare una cosa veloce. Sono praticamente anche... Sto diventando anche dislessico praticamente. Ma guarda, cioè, vaffanculo. Cioè, io ne uccido uno e se ne rigenerano 20 altri. Cioè, vaffanculo proprio. Questa è una cosa ingiusta, no, è ingiusta sta cosa, ragazzi, no, io non ci credo. Non ti devi generare! Sì, metto le torce. Non ci arrivo, non ci arrivo. Se si genera adesso, sono nella merda. Sono nella merda, scendi giù! Ah, ho recuperato il piccone in ferro però, ragazzi. Non me ne ero accorto, bene, bene. Questa è una buona cosa. Cazzo, cazzo, scopo, 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 scopo. Via, levati, Piggy! Piggy! Bravo, grazie, molto gentile. Guarda, guarda che cazzo di danni ha fatto. Ha distrutto tutto praticamente. Ha distrutto veramente tutto. Oh, glielo so, non so neanche come ho fatto a mandarglielo indietro. No, ci vuole più altezza. Mannaggia. Ecco, adesso non so se mi attacca. Dove è finito? Morto. Si è suicidato. Che coglione. Oddio, che coglione. Questa è stata proprio... Ah, ecco perché prima è scomparso di nuovo. Cioè, è scomparso già prima. Sembrava strano fosse scomparso nel nulla. Si è suicidato il povero coglione. Allora, veloce, veloce, Chris, veloce. Non così, non così! Distruggi, distruggi. Ah, sì! Cazzo! Vaffanculo! Oh, mi sento potente! Cazzo, sì! Merda, piano, Chris. Piano. Ok, questa è stata la parte più... Bastarda fino adesso. Proprio, sapete quelle parti proprio che ti odiano, no? Del gioco, della serie. Ok, ho perso molto. Ho sacrificato. No, fanculo. Ho sacrificato molto equipaggiamento. Ma ho distrutto i fottuti Ghast. Allora, adesso voglio provare a vedere se distruggendo quello mi attaccano. Perché sapete com'è? Minecraft riserva sempre tante belle sorprese. Quindi. Meglio provare prima che poi pentirsene. Ok, no, tutto a posto, sono tanto amichevoli loro. Sono tanto carini e coccolosi. E figli di puttana. Però vabbè, questi sono dettagli. Ora mi rimetto dentro la mia bella trappola, li uccido tutti perché mi serve il loro materiale. E boom. Venite qua, vieni, pighi, bravi, guarda che sono amichevoli adesso. Madonna, vi spacco il culo, via, vieni qua, bravo, vieni qua, anche tu, bravo, fatti uccidere, bravissimo, bravissimo. Ok, benissimo, ragazzi. Guardate cosa mi ha lasciato. Oh, mi ha droppato anche un casco d'oro. OMG, non serve un cazzo, ma vabbè. Ok, dai, io mi rifugio qua dentro, ragazzi, come prima. Però forse è meglio chiudere anche qua perché se arriva i Blaze sono cazzi amari anche da sopra perché... Ok, facciamo che chiudere tutto e boom, siamo a posto, vediamo cosa ha droppato. Un caschetto d'oro. Come sono gnocco adesso. Un lingotto d'oro della carne marcia che prontamente mangio. E vi saluto ragazzi. Siamo arrivati a quasi 20 minuti di registrazione. Mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto. E niente. Ok, ciao a tutti ragazzi.